Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, finalmente ci siamo. E ripeto, finalmente ci siamo. DJI ha rilasciato l'SDK per il Mavic Mini. Cosa vuol dire questo? Che finalmente avremo l'HitKey compatibile per DJI Mavic Mini, con tutte le sue, diciamo, features che non ha la DJI Fly. Quindi ragazzi, finalmente potremo avere il Mavic Mini con l'Active Track, il Waypoint. Cioè, davvero, questo mini drone farà un ennesimo balzo in avanti dal punto di vista della sua potenzialità e di utilizzo, perché ragazzi, è un drone incredibile, l'ho già detto in altri video, cioè ci ho fatto proprio dei video dedicati in cui ne ho parlato, perché comunque nel suo peso davvero davvero tanta roba, perché va valutato appunto nel suo peso, però ha dei limiti dal punto di vista di alcune funzioni che DJI non ha introdotto, penso volutamente, per andare forse a, diciamo, differenziarlo di più dagli altri suoi droni, o magari integrerà adesso quelle funzioni che mancano a questo Mavic Mini adesso che ha rilasciato questa SDK per sviluppatori di terze parti, non lo so, vedremo, ma sicuramente ci penserà l'HitKey ad introdurre queste funzioni. Quindi finalmente avremo il tanto atteso Active Track, che l'HitKey sicuramente introdurrà, perché, diciamo, è una le sue funzioni principali insieme ai Waypoint. E ragazzi, io l'HitKey l'ho sempre, diciamo, stimato, che avevo portato in versione beta all'inizio per il Mavic Air 1, perché ragazzi, anche lì era davvero atteso l'arrivo di l'HitKey per quello del drone, e qua è più o meno la stessa cosa, anzi qua ancora di più, perché comunque davvero si hanno delle funzioni aggiuntive di quelle che contano davvero per un drone. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, così vedrete presto, quando appena l'HitKey mi rilascerà la versione beta, la proveremo e vi saprò subito dire com'è questo Mavic Mini con l'Active Track Waypoint. Voi sapete che i Waypoint di l'HitKey secondo me sono fantastici, perché potete creare una missione a casa sul PC, su Mac, perché dal loro sito voi create la missione, poi quando andate nella location dove volete far volare il drone, basta che fate partire la missione che avete caricato all'interno del vostro smartphone, e il drone parte e esegue la missione che avete creato. È una cosa davvero incredibile. Ovviamente bisogna stare attenti in quel caso, perché comunque non è un drone che ha sensori anticollisione, quindi quando si crea una missione e si arriva sulla location bisogna valutare bene tutto quello che circonda la missione che stiamo per fare, altezze, perché magari ci sono fili della corrente che ovviamente quando stiamo creando la missione non vediamo, o magari determinate diciamo strutture che non valutiamo quanto siano alte, e poi quando ci arriviamo diciamo: ma no cavolo. Quindi si può poi modificare la missione che abbiamo creato e adattarla magari se ha delle imperfezioni rispetto all'ambiente, e l'Active Track sarà una di quelle funzioni che non vedo l'ora di provare. Poi l'HitKey è in italiano, quindi adesso anche la DJI Fly è in italiano, però ai tempi del Mavic Air prima versione la DJI Go 4 ovviamente non era e non è in italiano, quindi l'HitKey invece è sempre stata anche in lingua italiana. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdervi già la prova della versione beta dell'applicazione, perché l'HitKey già quando avevo fatto il primo video riguardante la possibilità dell'arrivo di l'HitKey con le SDK, quando DJI l'avrebbe rilasciate, sarebbe stato comunque sicuramente un drone che avrebbe fatto parte appunto del mondo l'HitKey, perché nell'email che mi avevano scritto appunto che appena DJI avrebbe rilasciato le SDK, loro sicuramente si mettevano al lavoro per fare appunto l'applicazione compatibile col Mavic Mini. Quindi ragazzi, speriamo che l'HitKey sia veloce nel creare l'applicazione compatibile con il Mavic Mini, perché non vedo l'ora di testare il Mavic Mini con l'Active Track e Waypoint. Quindi ragazzi, se questo video in cui ho portato sul canale questo imminente arrivo dell'applicazione l'HitKey compatibile per Mavic Mini, e diciamo la possibilità di vedere qua sul canale la versione beta, essendo io un beta tester di l'HitKey, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per vedere le cose in anteprima, quando magari l'applicazione mi arriva, prima ancora che di vedere il video su YouTube, tutto passa tante volte prima su Instagram. Iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!